Hai visto l'ultima puntata di R come Rodari? Non ancora, com'era? Quando si mangia? Hai portato i popcorn? Io? No! Ma come no? Me li sono dimenticati. Ma perché si può mangiare in sala? Ah, no, credo proprio di no. No. Comincia, silenzio, silenzio. Benvenuti a Oggi mi mangio le parole e un piccolo viaggio per celebrare la settimana della cucina italiana nel mondo. La cucina italiana non è soltanto un modo di mangiare, no, è un modo di vivere, è cultura e ancor di più è l'espressione di un popolo e di tutte le regioni che compongono il nostro bellissimo paese. Si può dire che ogni regione abbia una sua particolare tradizione culinaria, tuttavia alcuni prodotti oramai sono patrimonio del mondo! Bravo! Grazie! I formaggi su cui regna Re Parmigiano. Ben detto! Le paste con a capo Sua Maestà lo spaghetto. Viva il re! E poi gli insaccati, i salumi. Questo sì che parlare! Scusa, cara, scusa. E poi l'olio d'oliva, il vino, l'infinita varietà di dolci, i gelati e il rito del caffè. Ma su tutto, la vera, unica ambasciatrice delle pietanze dell'Italia nel mondo è lei, l'incontrastata pizza. Basta, ti prego, svengo. Iniziamo questo nostro viaggio indagando il rapporto che c'è tra cibo e cucina. E per far questo ci siamo fatti aiutare anche da un topo da biblioteca che non è un vero e proprio topo, no, è una persona che passa la maggior parte del suo tempo immerso tra i libri. No, veramente io sarei proprio un topo, un voditove, un vatto. Un sorcio! Ava! Per carità, signorino, si modi, sta parlando con un intellettuale. Ah, mi scusi, dunque a lei piacciono i libri? Certo, sono intellettuale, io vado matto, io non posso vivere senza libri. Bene, capisco, allora ci parli di un libro che ha letto recentemente che le è piaciuto? Nessuno. Accidenti, c'è una crisi dell'editoria immagino, vabbè. Sì. E allora ci parli di un libro che le è particolarmente piaciuto del passato? Guardi, non ce n'è nessuno neanche di questi, mi spiace. Ah, accidenti, ho capito. Sono di gusti difficili, sai, io sono intellettuale. No? Ecco, sì, è vero. Va bene, allora, in quanto intellettuale, ci legga qualcosa scritto da lei. Questo è veramente impossibile. E perché? Perché io non so scrivere. Ma come non so scrivere? Sono un topo, come faccio a scrivere, scusa, un topo. Però sa leggere. Io non so neanche leggere. Come va? Sono un topo, non so né leggere né scrivere. Guarda che strano questo. Allora, come fa a dire che i libri le piacciono, mi scusi? È perché io me li mangio i libri. Ma va! Certo! Cioè lei li mangia e non li legge? Eh no, non vedo perché, scusi. Cavo, facciamo un esempio. Qual è un piatto italiano che le piace particolarmente? Ma è la matriciana. Bene. Quando sta davanti a un bel piatto di matriciana fumante, lei, prima di mangiarlo, che fa? Se lo legge? No, no. E allora perché io dovrei leggermi i libri? È strano sto signore, è strano. Vabbè, allora scusi, mi dica perché lei è un intellettuale. Ah, oh, perché io mangio soltanto libri scritti bene. Ma va. Ma va. mi scusi, come fa a riconoscere che sono scritti bene? Li riconosco dal sapore. No. Sì, i libri scritti bene sono tanto buoni da mangiare. Quelli scritti male, che schifo. Anzi, guardi, le dirò di più. Un segreto di noi topi di biblioteca. Sì. Ogni libro ha un sapore particolare. Per esempio, ha presente i libri gialli? Sì. Quelli che ci sta il detective. Sì, sì. Il detective. Sì, certo. Il detective. Certo, certo. Beh, i libri gialli, sai di che sanno? No. Io lo dico io. Sanno di limone, zenzero e zafferano. Ma va. Piccanti, sì. Allora, senti, una curiosità a questo punto, ne approfitto. I libri rosa. Non mi parli dei libri rosa, non me ne parli, è uno schifo, guardi, sanno un sapore un po' di rosa e un po' di salmone, non si possono mangiare. Invece ha presente i libri Ovvov. 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 No. Ovvov, paura, ovvove, che paura. Ah, no. Horror. E io che ho detto? Ovvov. No, non Ovvov, Ovvov. Sì. Vabbè, sai di che sanno? No. Neanche io. Non l'ho mai mangiato, mi fanno tanta paura. Certo, capisco. Va bene, allora, senta, guardi, facciamo così. Ci consigli un classico della lettura, ecco, e non ne parliamo più, via.
Guardi, recentemente ho assaggiato un libro sempreverde, meraviglioso. Guardi là, si chiama Pinocchio. Si chiama Pinocchio. Perché mi guarda? E me l'ha detto lei, guardi là. No, guardi là. Ah, là. È l'episodio del gambero rosso, guardi. L'osteria del gambero rosso. Cammina, cammina, cammina. Alla fine, sul far della sera, arrivarono stanchi morti all'osteria del gambero rosso. Fermiamoci un po' qui, disse la volpe. Tanto per mangiare un boccone e per riposarci qualche ora. A mezzanotte poi ripartiremo per essere domani all'alba nel campo dei miracoli. Entrati nell'osteria, si posero tutte e tre a tavola, ma nessuno di loro aveva appetito. Il povero gatto, sentendosi gravemente indisposto di stomaco, non poté mangiare altro che 35 triglie con salsa di pomodoro e 4 porzioni di trippa alla parmigiana. E perché la trippa non gli pareva condita abbastanza, si rifece 3 volte a chiedere il burro e il formaggio grattato. La volpe avrebbe spelluzzicato volentieri qualche cosa anche lei, ma siccome il medico le aveva ordinato una grandissima dieta, così dové contentarsi di una semplice lepre dolce e forte, con un leggerissimo contorno di pollastre ingrassate e di galletti di primo canto. Dopo la lepre, si fece portare per tornagusto un cibreino di pernici, di starne, di conigli, di ranocchi, di lucertole e d'uva paradisa. E poi non volle altro. Aveva tanta nausea per il cibo, diceva lei, che non poteva accostarsi nulla alla bocca. Quello che mangiò meno di tutti fu Pinocchio. Chiese uno spicchio di noce e un cantuccino di paese e lasciò nel piatto ogni cosa. Il povero figliuolo, col pensiero sempre fisso al campo dei miracoli, aveva preso un'indigestione anticipata di monete d'oro. Bella, vero? Sì. Pensi che la guida più importante di cucina italiana si chiama proprio Gambero Rosso, in onore a questo episodio. Bene, allora noi la ringraziamo a questo punto del suo intervento. Non e volete non... altre cose mie, no? No, no, grazie. Posso dire, per favore? No, ci torni poi magari a trovare con calma. Arrivederci. A proposito, ce l'ha un foglio bianco? Foglio bianco? No, mi dispiace. Non... Tanto non l'avrei mangiato, perché io sono un intellettuale. Che è olio questo? Sì, lasci là, grazie. Posso venderlo? No, grazie, arrivederci. Ah, lo vendo. Vada via, grazie. Sì, grazie. Mille all'olio. Grazie. Un po' d'olio mi serve. Grazie molto, arrivederci. Grazie, grazie, arrivederla. Ecco. Per piacere. Hovov! Scusate, è di qua l'uscita? No, è dall'altra parte. Grazie. La cucina a certi livelli diventa arte pura, soprattutto quando a parlarne è un autore squisito come Pellegrino Artusi. Questo signore, verso la fine dell'Ottocento, pubblica un libro di ricette che, oltre che utile, è scritto in uno stile inconfondibile, tra divertimento e sapienza culinaria. Piatti elaboratissimi alternati a ricette popolari, tutti conditi con sapida ironia. Questo disegno di Artusi lo trovate alla fine della puntata, così potrete scaricarlo e continuare a giocare insieme a noi. Ma adesso è con grande, grandissimo orgoglio che vi presento Pellegrino Artusi! Mi dispiace, il maestro non è potuto venire. Accidenti, e lei chi è? Io sono Ambrogio, il suo maître. Maître, parola francese, che tradotta in italiano significa... Ma chi c'è qua dentro? No, dico Ambrogio, significa? Ah, certo, maître significa maestro di sala. Vede, è una figura fondamentale nella gestione di un ristorante. Sono io che dirigo la brigata di sala. Sa cos'è la brigata di sala? Sinceramente no, no. Sa cosa c'è qua dentro? No, neanche lei però. Ah, scusi. La brigata di sala sono tutte le persone che partecipano alla delicatissima impresa di una cucina sofisticata. Vuol dire moi, oppure anche le chef, quello che lava i piatti, il cameriere. Bene, bene, molto bene. Allora io a questo punto ne approfitto per chiederle cosa c'è nel menù. Ah, molto bene. Oggi lo chef consiglia un piatto di lenticchie. Ah, accidenti, no, non mi piacciono le lenticchie, mi scusi. Oh, non c'è problema! Le possiamo offrire una zuppa di lenticchie. No, guardi, Ambrogio, non mi piacciono le lenticchie. Clientela difficile quest'oggi. Allora ci sarebbe un meraviglioso purè di lenticchie. Ambrogio?
Sì? Non mi piacciono le lenticchie! Ah! Accidenti, però le piace l'aglio, eh? Mm-hmm. Vabbè, c'è qualcos'altro che può propormi? Ma certo, certamente, oui, 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 abbiamo del pesce! Ottimo! Ripieno di lenticchie! No, non voglio il pesce con le lenticchie! D'accordo! Togliamo il pesce! Un bel piatto di lenticchie non se ne parli più! No, lasciamo il pesce! Solo pesce! E le lenticchie? Se le mangi lei! Non mi piacciono le lenticchie! Ecco! A te piacciono le lenticchie? Certo, soprattutto col cotechino! Scusa! I cibi sono protagonisti anche nelle fiabe, come per esempio la mela di Biancaneve oppure il palazzo di gelato di Gianni Rodari. Nelle favole italiane la figura predominante è quella del lupo famelico che divora tutto ciò che incontra. Basta! Sono stufo di questi tradizionalismi. Io propongo una ricetta futurista! Che cos'è il futurismo? Il futurismo è una corrente artistica dei primi del secolo scorso che vuole rompere con la tradizione. Sei sicuro, Lupo, di voler mangiare come un futurista? Certo! Basta con la pasta! Questo è il mio motto! Sai come diceva Marinetti il futurista? La pasta asciutta appesantisce, abbrutisce, illude sulla sua capacità nutritiva, rende scettici, lenti e pessimisti. La pasta è il mio futuro, presente e passato. E allora ascolta questa succulenta ricetta futurista. Promontorio siciliano. Formula dell'aeropittore futurista Fillia. Tonno, mele, olive e noccioline giapponesi si tritano insieme. La pasta che ne deriva si spalma sopra una frittata fredda di uova e marmellata. Beh, forse un piattino di pasta, magari al ragù di vitello. Non sarebbe meglio alla norma? Con melanzane e ricotta salata. Oppure una bella gricia, con guanciale e tanto pecorino. La preferisco senza guanciale. Una semplice e classica pomodoro e basilico? Beh, la mia preferita è la carbonara, pecorino, uovo e guanciale. Un trionfo! Sono moltissimi i tipi di pasta utilizzati in Italia, come per esempio i rigatoni, i fusilli, i tortiglioni, i maccheroni, le linguine, chi più ne ha più ne metta. Ma sono bellissimi! Potrei farci una collana. Come questa? Oppure un bel trenino. Se andate nelle schede alla fine del nostro incontro, troverete i miei Mucorial, dove vi insegno altri giochi da fare con la pasta. Ma torniamo alle favole italiane, piene di spaventosi, terribili e mostruosi orchi. Dunque, zuppa di lombrichi e cavallette, la mia preferita. Prendete una scodella con dentro del succo di cavallette. Allora, ce l'ho qui, la porto sempre con me. Eccola qui. Poi metteteci dentro un bel lombrico. Un lombrichino, lombrichino. Voilà! Per dare un po' di gusto, aggiungete dei pidocchi. Quelli ce n'ho tanti. Dunque ne mette uno questo qui. Sì, no, scusi, ma che fa? Sta facendo la zuppa di lombriche e cavallette. Ma quale zuppa di lombriche e cavallette? Ma no, ma quale zuppetta? Lei è un orco terribile. Lei deve entrare con un'entrata terrorizzante. Lei, come si chiama? Io? Gino. Gino? Gino. Gino. Gino, allora senta, non mi faccia perdere tempo, Gino. Mio caro Gino, lei deve uscire e fare un'entrata che ci spaventerà tutti quanti. Avanti, riprovi. Ah, ho capito, allora devo andare. Vada. Vado, questa gliela do a lei. Sì, come vuole. No, la tenga lei. Ah, sì. La scatella la porta via, scusi. Sì, la porti via. Io sono quasi pronto. Beh, me lo dica lei. Dicevamo, un orco terribile. Sì! Sì, perché urli e sbraiti, terribile mostro! Perché sono furioso! E perché sei così furioso? Perché ho dimenticato di là la zuppetta. Adesso la vado a prendere. Ma no, Gino, lei non va di là, non va da nessuna parte. Lei deve stare qui, deve rispondere a qualche domanda. Ah. Ha capito? Sono facili le domande? Molto semplici, sì. Bene, allora sono pronto. Lei è feroce? Sì. Sì, lei è feroce ed è anche famelico. Ma sì. Sì, ed è anche famelico. E che cosa divora, me lo dica, carne umana? No. Pezzetti di bambino. No. Oh, sangue caldo. No. E che cosa allora?
è zuppa di lombriche e cavallette, no? Quella di prima. E il sangue? Oh no, per carità, il sangue mi fa acido. E allora metteteci un pochettino di lenticchie. Divoralo. D'accordo! Ram! Ha! Molto buono. Adesso vado. Grazie. Buonasera. Le lenticchie. Come non detto. Un personaggio che ha sempre fame è Pulcinella. Uè, 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 uè! Ma che rima mangiare? Lascia stare. Come vi dicevo, è sempre affamato. A proposito, signore! Signore! Ma quando si mangia? E per fortuna i burattini non mangiano mai. Ah, oh, che bella pensata! A morte l'affamatore! Ai, ai, oh, ai, ai. Il nome deriva da Pullus gallinaceus, ossia pollo. Ha parlato del tacchino. Molto più probabilmente deriverebbe da Puccio Daniello, un contadino di Acerra scottato dal calore del sole di campagna, quindi tutto nero in volto e da un lungo naso. Ah, senti chi parla! va buo! Ma mo che facciamo? Non lo so, dimmi, facciamo qualcosa. Lo so io che facciamo. Vai! Facciamo la pizza! Bianca, margherita, marinara, diavola, boscaiola, quattro formaggi, quattro stagioni, capricciosa, romana, napoletana, funghi, salsiccia, salsicce e patate, salsicce e friariel, frutti di mare, mare e monti, vegetariana, oh, ortolana, oh mamma mia, mi sento male. Ma io maronno Carmine! Ma la regina incontrastata delle pizze è senza dubbio la pizza Margherita, che prende proprio il nome da una regina. La leggenda narra che a Napoli nel giugno 1889, per onorare la regina d'Italia, Margherita di Savoia, venuta in visita, il cuoco Raffaele Esposito inventò la pizza Margherita, dove tra gli ingredienti che aveva sotto mano scelse pomodoro, mozzarella e basilico, rosso, bianco e verde, come i colori della bandiera italiana. L'arte pittorica italiana è piena di riferimenti a cibi, celeberrime le nature morte, fra tutte quelle di Caravaggio. Che non a caso fa rima con formaggio. Frutta, carne, pesci e dolci abbondano nei nostri quadri, ce ne sono però soltanto pochi che illustrano le nostre ricette. A Capodimonte, Napoli, ce n'è uno bellissimo sulla cucina del Seicento, dove si illustra come si cucina un casatiello. Casa che? Il casatiello è una torta salata napoletana che si fa a Pasqua. Che nome buffo! E questo è niente, eh? Ci sono piatti dai nomi incredibili. Struffoli, brutti ma buoni, strozza preti, bastardo del grappa, puzzone di Moena. Ma che ce l'hai con me? Ma i cibi sono stati anche utilizzati per comporre dei famosissimi ritratti, proprio come fece Arcimboldo, un noto pittore del Cinquecento, famose le sue teste composte. In queste opere le persone erano composte di ortaggi e frutta abilmente assemblati. Provate pure voi a casa a comporre in un piatto il vostro Arcimboldo e poi scattategli una foto e mandatelo all'Istituto di Cultura Italiano di Lisbona. Mi piacerebbe tanto giocare con i cibi, ma ho paura del fuoco. Anche io! Per questo ho inventato una cucina giocattolo da fare comodamente nella propria stalla. Nel vostro caso, nella propria casa, con una scatola. Eccola! Ma è bellissima! Voglio farne una anch'io. Semplice. Vai nelle schede alla fine della puntata e troverai la mia spiegazione. Adoro i Mucorial! La cucina italiana è un'opera d'arte, si diceva, e anche l'opera lirica italiana l'ha celebrata. Donizetti, Rossini e Verdi, nelle loro grandi messe in scena, hanno fatto sì che scene di grandi abbuffate rimanessero indelebili nella nostra memoria. E allora, visto che siamo alla fine del nostro viaggio, è d'obbligo salutarci con un bel brindisi. Viviamo nei lieti colici che la bellezza infiora e la
ora fuggevo, fuggevo, l'ora si n'apri a volontà. Liviana dolci fremiti, suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente. Ci avrà interessante, vero? Che dite, ragazzi? Andiamo a cena fuori adesso? Dai, pecora, stai a cena con me? Mi sono appena ricordata di avere un impegno, mi dispiace. Ah. Io mangio vegetariano. Ah, che schifo, dai. Comunque, Libiamo è proprio bella. Sì, dai, andiamo su. Andiamo. Ah.